Cari amici buongiorno e ci troviamo, mi trovo, ecco sopra un, una macera, una macera un po' sconguassata, un po' ridotta male e sappiamo le macere sono dei muretti a secco, che i contadini facevano intorno a degli spazi che volevano custodire, soprattutto dagli animali o anche ecco, delimitare la, la proprietà, delimitare i confini della propria proprietà. E, e le macere servono per tante cose, noi oggi le colleghiamo a un frutto particolare. Ecco, ci avviciniamo a questo frutto. Che cresce abitualmente proprio vicino alle macere, o a degli spazi dove c'è tanta pietra, c'è so, poca terra, e questo frutto è il fico d'india. No? Penso che tutti quanti abbiamo visto queste piante, composte da tante pale, e poi questi magnifici frutti che sono di varie qualità, incominciando dal verde, poi vanno a finire anche al rosa, vanno a finire al giallo, vanno a finire al rosso. E il fico d'India, che sappiamo viene un po' dall'America, non è il fico che viene dall'India. In questi giorni parlavo proprio con dei sacerdoti che sono venuti qui a San Giovanni Rotondo a, a aiutarci a confessare e la curiosità, proprio perché il periodo in cui no, si, si vede dappertutto un, un po' questo frutto, proprio in questa zona è veramente comune trovarlo nelle campagne. E chiedevo a questi sacerdoti: come com'è eh, in India il fico d'India? E loro mi hanno sorriso un po' dicendo ma vedi che in india non ci sono i fichi d'india e quindi è qualche cosa che è collegato si pensa, no? probabilmente è collegato alla scoperta delle americhe e colombo e gli altri eh, che hanno scoperto l'america pensavano di essere arrivati in india e quindi probabilmente questo nome fico d'india è collegato un po' a questo uh, quest avvenimento diciamo, della scoperta delle Americhe. Difatti, il fico d'India viene proprio dalle Americhe, e quindi eh, si è diffuso enormemente in, in, in Europa, soprattutto nel Mediterraneo, diciamo ecco, nella, in Nord Africa, come sappiamo eh, in Grecia o in Jugoslavia. E poi anche in Italia, nel sud Italia particolarmente, anche perché eh, trova un grande sviluppo nelle zone aride. Poi ecco, vi faremo conoscere un po' tutti i benefici che vengono tratti da questi frutti, è un po' diciamo fastidioso raccoglierli, poi vi mostreremo anche... Come ehm, si possono pulire anche queste cose. Io ho in mano un piccolo strumento preparato da Francesco eh, che riporta ecco, gli strumenti antichi per raccogliere questi fichi d'India senza pungerci, perché sono veramente ecco, de, sono de, oh, questi, questi, uh, queste piante sono composte da tante pale sono così eh, fragili, delicate, ma sono molto resistenti e in più si sono protette con tante tante spine. Questo se è per la pianta, quindi la pala, ancora di più possiamo vedere nel frutto. Però ecco, l'uomo intelligente ha cercato di smuovere un po', di andare oltre e allora vedete c'è questa possibilità semplice e facile perché se noi tocchiamo con le mani con le dita questo frutto ecco diciamo che avremo parecchi e parecchi problemi noi ne abbiamo fatto esperienza altre volte toccando appena questi frutti e tutte queste piccole spine si fa, si entrano facilmente nella nostra pelle non ne parliamo se dovessimo mangiare mangiare questi frutti e ancora sarebbe proprio rovinoso invece poi si puliscono e diciamo che veramente poi ci danno tanta buona eh, forza nella nostra salute ecco ci siamo spostati appena da dove parlavamo prima e ci troviamo qui sempre vicino a questi fighi l'india troviamo Francesco, che è veterinario, che pensa agli animali, però pensa anche e soprattutto a qualche cosa di buono che può offrire agli amici. E allora ecco, dice, mi diceva Francesco che bisogna stare molto attento, attenti. Al vento, al vento che tira esatto. quando bisogna raccogliere certo. questi fichi d'India perché dicevo che sono piene di, spine. piene di spine ma sono delle spine così piccole faccio bene a tutti intanto buonasera e buongiorno. grazie del saluto francescano <ride> che saluto ci doni mai, ci vuole ecco e quindi eh, dicevo, sono così eh, sottili che basta un po' di vento e vengono trasportate, quindi poi tu non te ne accorgi e te le trovi anche negli occhi. E quindi ecco questo: importante. bisogna essere molto attenti da questa parte e quindi le porta da di là. E noi siamo da questa parte della, della famiglia di pale. Ecco, sì, forse mi posso mettere pure io un po' di occhiali, scali, che almeno no, no, ti, ti ripara. Ecco. Allora proviamo allora, a raccoglierne un allora, poco esatto. ci sono due strumenti, due strumenti. nelle nostre qua, mani questo è in, in casa eh, ecco, questo è un tua. L'ho fatto stamattina sul modello di eh, un, un raccoglitore di fichi d'India visto tanti anni fa, eh, in mano a un anziano signore. Sì. Eh, e invece lucido. nelle tue mani. Invece nelle mie mani c'è quello più moderno, cioè questo che usano quasi tutti ormai per raccogliere i fichi d'india. Questo è India, stato costruito. È, è stato costruito a San Giovanni da un artigiano di San Giovanni che si chiama Tonino Cignared. Cignared. <ride> non, non è collegato alle scimmie, no, ma no, no, alla eh, ton... capacità di. Industriarsi. Eh, industriarsi esatto, ecco, proviamo okay, allora. Tu raccogli quelli bassi o quelli in alto, d'accordo. Con la torsione perfetto, ormai sei diventato un maestro, mentre invece <ride> questi qua in alto. Tac, è semplicissimo. Ecco, dove li poggiamo? li poggiamo? Qui possiamo poggiare pure su, sì, su li poggiamo per terra, perché poi faremo vedere anche come si puliscono. Ah, ecco va bene. Eh, a proposito Beh. dico, ma c'è una, una coltivazione? Oppure questi nascono così allora, e questi crescono? questi qua sono spontanei, spontanei, spontanei hanno anni e anni, non so quali, sono più alti di, saranno tre metri e mezzo. Ci sono questi blocchi così. Poi, invece, se vogliamo, andiamo più avanti e vediamo dove li stanno Quindi, coltivando. ci sono alcune parti esatto, dove. Anche perché sono arrivati eh, dei contributi comunitari proprio per incentivare questo, eh, questa cultura, visto che è una cultura che ha. Eh, pochissima necessità di acqua, eh, eh, visto che il gargano è così povero di acqua, quindi è perfetta per il gargano. E anche perché dice, accennavo che ah, ah, hanno tante potenzialità di nutrimento, sì, di benessere, per, che per... ancora noi non riusciamo a sfruttare. Eh. Allora, allora, diciamo sì. che le, secondo, eh, la seconda se, operazione la è La seconda operazione è la più importante. È Forse è la più delicata anche, anche no, per noi? No, non è la più delicata. La più eh. delicata era quella di mangiarli dopo. <ride> ecco, quella. nel modo eh, giusto. Allora, ci sono due modi per fare. Il modo antico, cioè si raccolgono delle erbe locali e eh, si inizia la pulizia trascinando sull'erba, qua purtroppo è tutta erba secca perché non piove da mesi, e in questo modo qua vengono tolte il 90% delle spine almeno. Ho capito. Così e si continua così. Dopo la nostra raccolta facciamo questo qua, in modo antico. E invece col metodo moderno invece si levano il 100% delle 100%. De, sì, sì. È importante fare così, proprio vengono spazzolate. Ah, in, vedi? In modo che quando abbiamo finito questa seconda operazione che dicevo importantissima, è che io poi li prendo tranquillamente in mano senza paura delle spine e senza avere spine eh. Ecco, e quindi, quindi un, poi una, si una dovrà pulire, scoperto. diciamo, certo, togliere, la, togliere la, buccia. La, la buccia. però la cosa importante è che tu puoi fare queste operazioni, cioè quello di togliere la buccia tranquillamente. Eh, tranquillamente. È, è, un, è un bel lavoro che però va mm. fatto perché sennò ti riempi di spine. Oppure devi lavorare con i guanti, guanti piuttosto spessi che poi magari eh, ti oppure un'altra possibilità. Adesso mi, mi domando, sì. per esempio, mettere. Queste, le, I frutti nell'acqua, allora, eh, se li consumi subito va bene anche nell'acqua. Però dopo aver fatto almeno la prima spazzolatura antica. Se invece li metti direttamente così, non, non risolvi granché. Ah, quindi, quindi... il sistema migliore è sempre questo poi li rotoli un po bisogna sempre, spazzolarli. sempre spazzolarli così lavori tranquillamente a mani nude dicevo perché se no devi mettere dei guanti piuttosto spessi che ti levano ovviamente la sensibilità e magari li schiacci anche per cui se devi fare una marmellata o un succo per fare il mosto non è un problema ma se li devi mangiare eh, così freschi e un po' schiacciati non vanno bene. In ogni caso diciamo che per usare, per usufruire dei frutti del, diciamo, che ci circondano dobbiamo avere anche tanta buona eh, volontà, buona buono. pazienza e, e, anche e anche esperienza, diciamo, esperienza perché, perché se no torni ecco. a casa pieno di spine. Esatto, il nostro Signore è Quindi, pieno di spine. Noi non possiamo, noi non possiamo, possiamo, soprattutto per questo fatto. Qui ecco, ci dobbiamo nutrire bene, custodendo insomma anche tutte le nostre eh, sensibilità di mani, di, di lingua, di labbra, soprattutto di gola. Penso io. Questi qua tutti quanti li, guarda, li puoi prendere tranquillamente senza, senza nessun problema. Ecco, bene. Abbiamo fatto questo secondo passaggio. Dovremmo arrivare anche a, 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 a gustarli. L'Igorindia è una pianta originaria del Messico che si è ben diffusa nel bacino del Mediterraneo. Verso fine agosto le piante di Fico d'India hanno il loro frutto eh, che prende questo colore eh, rosa, rosso, e che è segno di maturazione. Infatti, una volta aperti con molta cautela i frutti, perché sappiamo notoriamente che ci sono delle spine molto sottili che sono molto insidiose se appunto entrano nella nostra pelle, eh, una volta aver pulito attentamente i frutti, vediamo che all'interno c'è una polpa, una polpa eh, dal colorito arancione carico. Eh, questa polpa ha sicuramente delle, eh, numerose proprietà in quanto è ricca eh, di acqua, ma è ricca di fibre e ha pochi zuccheri per essere un frutto, mentre eh, è ricca di vitamine, specialmente vitamina E, vitamina A e di minerali in genere. Ma la vera, eh, il vero potere nutriceutico della fico dindia è nascosto nei semini. Questi semi che naturalmente non vengono mangiati o perlomeno insomma, si tende a eliminare dalla polpa, sono eh, ricchissimi in oli essenziali. Questi oli essenziali sappiamo che sono degli antiossidanti naturali che ci proteggono verso l'eccesso dei radicali liberi, quindi hanno un potere verso eh, contro l'invecchiamento cellulare. E eh, l'olio che se ne ricava per spremitura può essere utilizzato sia in cosmesi nella preparazione di, di creme, sia nel, nel settore alimentare per olio proprio ad uso alimentare. Un'altra proprietà che si, un'altra caratteristica ecco, eh, de, de, del frutto del figo d'India è che si presta una volta disidratato a produrre una specie di farina che può essere utilizzata eh, nel, nel creare o mh, magari in associazione ad altre farine: delle farine prive di glutine, che ben si prestano per le persone affette da celiachia, che sappiamo non possono assumere il glutine. Eh, queste proprietà, quindi nutriceutiche che sono state appunto riscontrate nel fico d'India, fanno sì che eh, il fico d'India abbia ricevuto una nuova considerazione nel settore alimentare, non più un prodotto Assunto per un breve periodo di tempo, ma un prodotto da cui ricavare delle sostanze preziose, per cui l'industria eh, alimentare sta eh, sfruttando sempre di più questa pianta, e questo è comunque un'opportunità di sviluppo eh, per delle zone depresse del bacino del Mediterraneo dove il fico d'India cresce spontaneamente mentre non è possibile che possano crescere altre colture per via della mancanza d'acqua. Il Fico d'India quindi è, sta diventando una risorsa sempre più concreta per queste popolazioni e si spera che in futuro ne rappresenti una piccola eh, se non eh, anche grande opportunità eh, di, di sviluppo. Cari amici, Pace e bene. bene! Il saluto che avete sentito da qualcuno all'inizio di questa trasmissione, ecco ve lo ripeto, perché ci siamo trasferiti dalla campagna da dove abbiamo raccolto i fichi d'India in questo piccolo spazio, è una piccola casa, casetta nell'orto del convento, appartenuta a Orazio Landi. Che è stato il donatore di questo luogo, di questo terreno, ai primi cappuccini nel 1500. E siamo venuti qui perché vogliamo far vedere anche tutto quello che si può fare con questi frutti deliziosi che sono i fichi d'India. Mentre ecco, Francesco sta pulendo questi frutti, per poi. Ehm, dividerli da tutti quei piccoli semi che non ricordo bene come si chiamano ma hanno un nome particolare che riempiono il frutto ecco io vorrei nel frattempo come sempre ehm, collegare un po anche a questi frutti ma anche a tutta la realtà che ci circonda ecco l'esperienza e la spiritualità di un santo e questa, eh, questa oggi vi vogliamo presentare perché ci fa tanto piacere, perché è legata a tante situazioni della nostra vita, eccola una piccola grande santa che si chiama Teresa Lisieux. E sappiamo bene di Liseu. Sappiamo bene di tante esperienze che lei ha vissuto proprio grazie a questa storia di un'anima È un diario che lei ha scritto perché... La madre Badessa lei era una carmelitana, è vissuto pochissimo, 24 anni, e l'esperienza ecco, di questa piccola santa è stata donata all'umanità attraverso prima di tutto ecco, la canonizzazione eh, che è avvenuta proprio nel rispetto delle norme della Chiesa, con un processo di canonizzazione e la proclamazione della sua saldità. È presentata come modello di vita a tutti. E poi ecco, ultimamente eh, la Chiesa l'ha proclamata dottore della Chiesa. È un titolo particolarissimo, che per pochi santi eh, che eh, indica che nella spiritualità, anche negli scritti di questi santi, c'è una testimonianza forte una realtà nuova, una possibilità di vivere l'esperienza cristiana in un modo nuovo. E il modo nuovo di questa piccola santa è la via piccola, la piccola via di santità, la, la via semplice dell'abbandono completo a Gesù e lasciarlo operare Lui nella propria esperienza. Ecco, 24 anni... Eh, vissuta, vissuti in una famiglia, prima di tutto veramente santa, anche i suoi genitori sono stati proclamati santi nella Chiesa Cattolica e poi soprattutto vissuti anche nell'esperienza del Carmelo. Ecco, questa santa racconta di tanti momenti belli che ha vissuto, ma anche di tante piccole spine che hanno costellato un po' la sua esperienza delle spine che non erano grosse, non erano eh, diciamo dei de, de grossi problemi, delle grosse sofferenze, ma delle piccole sofferenze che l'hanno fatto tanto soffrire e le hanno dato soprattutto la possibilità di eh, essere unita alla sofferenza di Gesù. Ecco, credo che abbiamo la possibilità attraverso la conoscenza di questo libro, no? Storia di un'anima, di approfondire l'esperienza di Santa Teresa di Gesù bambino, ma la vogliamo sempre invocare che ci aiuti anche noi a vivere questa via semplice, questa via umile, questa via nascosta di una unione totale con il Signore che sta sempre accanto a noi. Ecco, approfittiamo proprio di questo momento, no? di vivere anche questa questa realizzazione delle cose buone del, del figo d'India, per ricordarci sempre che eh, le dolcezze, le bellezze dell'anima superano tantissimo tutto quello che può essere mm. di dolce e di bello di questa umanità. Continuiamo a vedere un po', a seguire questo um, processo ecco, che, di, diciamo, pulizia, di pulizia. Esatto. E poi... e poi faremo l'estrazione proprio del succo eh, col quale possiamo fare sia il mosto sia possiamo fare la marmellata. Adesso, se volete, vi spiego come è. è semplice, eh, levando le, le due estremità, eh, poi oh, si no. fa un taglio centrale, si solleva un po' da una parte, un po' dall'altra la buccia e il frutto è pronto per per essere mangiato, per essere. poi quando, quando si fa questa operazione, sì, di... quest operazione è molto importante scegliere bene i, i fichi d'india perché sennò poi magari succede qualcosa, ad esempio questo qua è un fico d'india da scartare perché ragazzi. è un piccolino, sì, che va bene piccolo, nella tua vabbè. bocca, ecco ho capito, ho capito, va bene allora devo provare pure io sì, a trovare. Eh, tanto bisogna scartare qualcuno piccolo se no, perché sennò no, eh, se no poi non va. Ecco, con, lo devi prendere come una pillola, come se fosse una medicina. Ah, ecco, penso con tanta gioia di chi riprende, no? fa le riprese, <ride> povero Salerno Pio che, vorrebbe che lui, ma... guarda soltanto no. e dice: dopo, dopo. Beh, Fortunati loro. <ride> ah mmm mm. che dolcezza eh veramente veramente buone mm. no, veramente squisito <ride> questo deve essere proprio gustato da tutti Ah, che bel colore, ma soprattutto okay. il sapore <ride> è veramente buono. Ok. E continuiamo. Ed è tipico proprio della, eh. del fico dindia. Eh. Dobbiamo dire che anche i mezzi moderni fanno proprio bene. noi vogliamo ancora continuare a realizzare tutto ciò che è bello di questo Fico d'India e dare poi la possibilità a tanti di gustarlo e però ecco vi voglio ricordare che noi continueremo ancora a incontrarci con voi e per questa volta ecco vi ricordo soltanto che il Fico d'India è qualcosa di meraviglioso è pieno di vitamine e tutte queste cose belle però, come dicevo prima, ecco, quello che conta per noi è eh, crescere, eh, irrobustirsi nello spirito e questo lo possiamo fare ecco, pensando a lei, a questa piccola Teresa di Gesù Bambino ed è santo volto e quindi l'augurio che possiamo ogni giorno riprendere il nostro cammino con una grande fiducia nella provvidenza di Dio. Buona giornata a tutti voi e a risentirci presto.